L'uragano Harvey, declassato a tempesta tropicale, continua a scatenare nel Texas piogge torrenziali che hanno causato forti allagamenti. Finora il bilancio è di 5 vittime, ma si tratta di un bilancio provvisorio, poiché secondo le autorità locali potrebbe peggiorare. Secondo il servizio meteo americano, le piogge hanno già raggiunto i 127 centimetri in alcuni luoghi, il livello più alto mai registrato in quella regione. Migliaia sono i soccorritori che con gommoni e mezzi speciali stanno setacciando città e villaggi da Houston a Corpus Christi alla ricerca di persone in difficoltà. Molte zone devastate sono inaccessibili e le piogge proseguiranno per alcuni giorni, facendo aumentare il livello dell'acqua che da oltre un metro si trova in alcune località. Gianluca 13, capitano della Castellana Udas Basket. Le tue prime sensazioni dopo la prima settimana di lavoro con i nuovi volti e soprattutto anche di ritrovare alcuni tuoi compagni come Gambarota e Marchetti? Sì, è stato bello comunque ritrovare due compagni della cavalcata dell'anno scorso. Magari avrei preferito purtroppo qualche compagno in più, diciamo, perché il gruppo era molto unito, però per motivi diversi, altri soprattutto personali, diciamo, si è persa un po', diciamo, Quella grinta l'unione. Sì, che... però le posizioni sono tutte positive, dai nuovi compagni, tanti già li conoscevo, siamo un gruppo giovane. Quindi molto affiatato, stiamo tanto tempo della giornata insieme, quindi questo ci può far bene sicuramente. Senti, in queste 5 settimane cercherete comunque di amalgamare un gruppo che deve far bene, visto che comunque il campionato comincerà i primi di ottobre, voi. Sì, l'obiettivo di questo mese, 40 giorni, sicuramente è quello di mettere benzina alle gambe. La nostra condizione sarà importante da oggi al 1º ottobre e cercheremo di conoscerci anche al meglio. Senti Gianluca, quali sensazioni hai nel corso di questi giorni di allenamento? C'è un qualcosa che possa dire che si possa fare un campionato tranquillo? Beh, diciamo che non te lo saprei ancora dire. Ho sensazioni positive per quanto riguarda i ragazzi nuovi, che alla fine sono tre più Giuseppe, che è l'under sicuro che abbiamo, quattro. Quindi aspettiamo, diciamo, il completamento del roster. Soprattutto mancano due tasselli da under e un altro posto da senior. Quindi è ancora presto per dire, diciamo, che campionato potremo fare. Senti, cosa vedete in questi giorni, Gigi Marinelli? Quello che ci ha chiesto è però la solita professionalità di allenarci duramente, perché questo comunque è il momento più importante dell'anno, credo. Una domenica da incorniciare per lo sport italiano. Andrea Dovizioso vince a sorpresa il Gran Premio d'Inghilterra e si porta in testa al Mondiale. Una gara in cui Marquez è partito in pole e convinto dell'ennesimo successo, ma rompe il motore a 8 giri dalla fine, riaprendo di fatto la contesa per il titolo. Terzo posto per Valentino Rossi, che per buona parte della gara era in testa, ma proprio negli ultimi 3 giri viene superato da Dovizioso prima e Vinales poi finirà terzo. Un Mondiale riaperto e qua 2 settimane scintille a Misano per il Gran Premio d'Italia. La Formula 1 regala la vittoria di Hamilton in Belgio, ma la Ferrari di Sebastian Vettel chiude splendidamente seconda dopo aver cercato per 3 volte il sorpasso nei confronti della Mercedes. Nonostante il trionfo dell'inglese, Vettel conserva la leadership del Mondiale Piloti con ancora 7 punti di vantaggio. Serie A, la seconda giornata conferma le buone sensazioni per Napoli, Lazio, Milan e Sampdoria. Gli azzurri di Sarri vincono in rimonta sull'Atalanta per 3-1, così come i biancocelesti a Verona 1-2 contro l'Hellas. I rossoneri puntano sul giovane Cutrone e la perla di Suso per battere un Cagliari Maidomo. La Sampdoria rimane nella scia delle grandi, spugnando il terreno della Viola. Per la Spal, la storica vittoria rocambolesca, anche per merito della tecnologia. 3-2 all'Udinese furibonda, il Torino vince 3-0, unica gara senza reti, Crotone-Verona. Questo è il quadro dei risultati della seconda giornata: Benevento-Bologna 0-1, Genoa-Juventus 2-4, Roma-Inter 1-3 giocata sabato. Ieri Torino-Sassuolo 3-0, a Verona Lazio batte Verona 2-1, Crotone-Verona 0-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 2-1, Milan-Cagliari 2-1, Napoli-Atalanta 3-1, Spal-Udinese 3-2. Grazie.
La classifica dopo la seconda giornata di campionato: Juventus, Inter, Napoli, Milan e Sampdoria a 6 punti, a 4 punti Torino, Spal, Bologna e Lazio, a quota 3 Chievo e Roma, ad 1 punto Genoa, Verona, Crotone e Sassuolo, a quota 0 Udinese, Benevento, Atalanta, Cagliari e Fiorentina.